Il mio sogno è sempre stato quello di fare un film d'attore non protagonista. Anzi, è così che vorrei essere ricordato. E in una carbonara chi è l'attore principale? L'uovo? Il guanciale? Gli spaghetti? Forse il pecorino? Bene, anche per oggi ho lavorato. Diciannove e trenta Jenny. Ma quale Jenny? Ah, quella Jenny. È per quello che ho pulito casa. Buon appetito. Allora posso scriverlo? Devo ricordarmi di dare da mangiare alla gatta. Mi hai sentita? Sì, ma mandami una copia del libro. La solita favola triste a lieto fine. Ti metto una dedica? Sarebbe meraviglioso. Jenny! Jenny! Poteva lasciarmene almeno una. E lasciarmi anche la mia camicia. No. Non riesco proprio a mandare giù queste pastiglie senza un buon whisky. Fortunatamente di fronte ad ogni farmacia c'è sempre un bar. Solito, liscio, on the rocks. Ehi, amico. Sembri uscito da uno di quei film ambientati a Chicago. Dai che gli recupero i soldi di Jenny. Sai, io preferisco New York. Si chiama c'era una volta. Dillo un'altra volta così ammortizzo questo whisky. Sì, se non mi sbaglio in quel film c'era una volta. C'è pure De Niro. Sì, veramente un film fantastico, soprattutto il finale. Ma come si chiama la mia gatta? Bellinzona, Reazzino. X.
questo X che mi vuole fottere. X, hai rubato il documento più importante della mia vita custodito a Bellinzona? Perché vuoi che vada a Riazzino proprio oggi? Riazzino, e questo whisky liscio on the rocks, vecchiato 16 anni in botti di Range Rover, mi fa venire in mente la mia dolce Betty e il suo sguardo turbato. Ti prego, Steve, non mi lasciare. Betty, te l'ho già spiegato. Ma almeno dammi un ultimo bacio. Ma lo sai che è vietato? Ma qui non c'è nessuno. All'occhio ovunque. Ma cosa farai a Riazzino? Cercherò me stesso tra gli oleandri. Mendrisio è pieno di piante, non puoi cercarti qui. Betty, io ho bisogno di mettere il monte ceneri tra di noi, lo capisci? Ti aspetterò, Steve. E mentre fioriranno le azalee, conterò anche i fili d'erba. Betty, tanto Mendrisio è pieno di prati. Non è vero, Steve. Ce ne sono sempre di meno. Ho dimenticato di prendere i croccantini a... Forse dovrei chiamarla gatta e basta. Io non so davvero come sia potuto accadere questa cosa, perché è la prima volta tra l'altro che accade e deve essere veramente uno shock, ma la polizia sta indagando e devono aver capito che probabilmente hanno forzato la cassaforte. No, sicuramente hanno forzato la cassaforte, anche perché avrebbe dovuto vedere, non c'era più nulla. E sono una banda di persone organizzate, credo. E non... Io penso che sia una banda molto organizzata in questo. Forse ti chiami Fluffy, o forse Bluffy, magari Muffin, o Dustin. No, Dustin no. I giorni di pioggia mi mettono ansia, ma per fortuna oggi c'è il sole. Prendere un treno senza biglietto. Improponibile. Sarebbe una scelta rischiosa. I controlli sui treni sono a tappeto. Maledetto X, stai già prendendo i miei soldi. Mi sento come un salmone controcorrente. Buongiorno. Biglietto Mendrisio Riazzino andata e ritorno. Questo è il meglio che ho potuto fare. Ma questo è solo andata a prezzo pieno. Io avevo chiesto andata e ritorno a metà prezzo. Giralo. Ah, davanti l'andata, dietro il ritorno, tu sei uno bravo, non è che avresti anche dei soldi? Per chi mi hai preso? Non lo so, chiedevo. Ce li hai sti soldi? 10.000 franchi in pezzi da 50. Wow, perfetto.
effetti, sembrano veri. Quant'è che viene questo malloppo? 50. 50? Che cos'è quella? Un numeratore. Ecco, tieni i tuoi 50 franchi. Mi raccomando, io e te non ci siamo mai conosciuti. Infatti chi sei? Non te lo dico. No. Sai se passa il servizio bar su questo treno? È dall'84 che non passa più. Merda. Hai detto qualcosa? Merenda. Ho detto che ci starebbe una bella merenda. Sì. Un ghiacciolo, eh? Dove sei diretta se non sono indiscreto? Diretta no, cambio a Ciubiasco. Vado non lontano dal lago. Davvero? Sì, perché? No, dico, davvero bisogna cambiare a Ciubiasco. Sono secoli che bisogna cambiare a Ciubiasco. Io vado a Riazzino. Ah, anch'io? Ma lo sai che vestito così sembri uno di quei gangster usciti da un vecchio film? Com'è che si chiamava? No, non dirlo, lascia stare. Se ti dovessi chiedere come ti chiami, tu cosa risponderesti? Mi chiamo Ellen, con l'H. L'H davanti. Bellissimo nome. Io invece mi chiamo... Com'è che mi chiamo? Steve. Steve Ballantyne. Ma tu puoi chiamarmi semplicemente Steve Ballantyne. Ok. Siamo già arrivati ad un quarto. Ciubiasco detto da lei mi fa sciogliere come quel ghiacciolo assente. Ma hai un gatto? Una gatta, però abbastanza lungo. E come si chiama? Gatta, cioè io lo chiamo Gatta. Oh, un bel nome per una micia. Micia? Vuoi dire che si chiama Micia? No, è impossibile. Com'è assurdo il destino. Qui sul piano di Magadino gli oleandri fioriscono sempre. Dopo tanto tempo torno a rivedere questi posti. A Riazzino ritrovai me stesso. Steve, sei tornato finalmente. Sapessi quanti oleandri, Betty. Perché indossi questo impermeabile? Devo dirti una cosa. Prendimi ancora, Steve, baciami, ti prego. No, una volta era diverso. Una volta, pensi solo al tuo interesse. Ma veramente sarebbe un mio diritto? Della nostra storia rimane solo questo, c'era una volta. Sei un bastardo. Viene proprio fuori da uno di quei film ambientati a New York. E come in C'era una volta? Un ottavo. Sto perdendo tutto. Io vado in bagno.
Sono passati 20 anni dal suono del primo messaggio. Ricordo quella sera come se fosse oggi. In una lavanderia ticinese che serviva da copertura per una bisca clandestina, Johnny lo smilzo aveva organizzato una partita a poker. Come al solito mi avevano invitato solo per fare numero, ma quella sera era diverso. Quella volta arrivai al Let's Up e mi trovavo sopra di 150.000. Il dealer, che per passione faceva il macellaio, aveva una certa destrezza con le mani e di lui ci si poteva fidare. La tensione si leggeva negli occhi dello smilzo. Lo sapevamo entrambi che sarebbe stata una mano complicata. Lui venne a vedere e io feci un check per trarlo in inganno. Al flop scesero una donna, un re e un 2 di picche. Al turn un re di quadri, al river un 10 di picche. L'avevo ingannato. Stava rilanciando pensando avessi un semplice colore, ma non era così. Andai in all in, sperando avesse abboccato. Non aveva abbastanza soldi per coprire il piatto. Sembrava abbandonato a se stesso. Ed è proprio allora che fece quello che speravo. Allungò la mano, ma non su una delle ragazze come era solito fare, no. La mise in tasca e tirò fuori il documento. Era quello che volevo, l'attestato dei diritti d'autore di C'era una volta. Girai le mie carte, un ass e un jack di picche. La famosa mano chiamata AJ Armani Jeans. Avevo fatto scala reale. La morale del poker? Facile. Se vinci, hai vinto. Se perdi, no. L'attestato era nelle mie mani. Mi stavo chiedendo, chissà come sarebbe cambiata la mia vita. Un messaggio che arriva corrisponde ad un accredito diretto di 10 franchi sul mio conto corrente. Un messaggio ricevuto vuol dire che qualcuno, in Ticino, ha citato la frase magica. La prossima, Riazzino, scendiamo? Un viaggio può durare un'eternità, un tempo illimitato. Ma su un treno regionale trova, ahimè, il suo limite. Qui non siamo a Riazzino. Siamo a Cadenazzo, Steve. Dimmi, Steve, come ci si sente a non ricevere più accrediti? In che senso? I messaggi. E tu come fai a sapere del mio diritto? Lo so. Tu sei X. Sei stata tu a rubare il mio attestato custodito a Bellinzona nella cassaforte del mio avvocato. Chiama la cassaforte. Ecco, perché anche a te suonava sempre il cellulare. E a quest'ora i diritti dovrebbero essere miei a tutti gli effetti. Prova a dire la parola magica. Maledetta. L'altra. Va bene. C'era una volta. Dai, su. Ti restano pur sempre gli oleandri, sempre che tu riesca ad arrivarci. A Riazzino. H! Maledetta! Una volta che venni a cercare me stesso era perché stavo perdendo tutto, un po' come ora. I messaggi arrivavano a migliaia, guadagnavo come mai avevo fatto prima. Poi la crisi letteraria, nessuno leggeva, nessuno scriveva, nessuno citava C'era una volta. E io, nel panico, volevo capire cosa fare della mia vita.
Cosa darei ora per un altro whisky? Ho passato la vita cercando di avere sempre con me un biglietto facile. Ora invece, se passa il controllore... Biglietti, grazie. Ecco, sono fottuto. Sono qui senza pensieri, eppure penso. Quanto tempo dall'ultima volta? Messaggio vocale numero sconosciuto. Spero che resterai a Cadenazzo per il resto dei tuoi giorni. Simpatica HX. Ho pagato il controllore quasi tutto quello che avevo. 9.950 franchi falsi per un fottuto biglietto Cadenazzo Riazzino. Mai pagato un biglietto così caro per 4 minuti di viaggio. E a Mendrisio dalla mia gatta come torno? Devo rifletterci. Avvocato, potrebbe cercare un numero di immatricolazione, 616752. Dovrei immatricolare la mia gatta. Ah, quanti ricordi qui dentro. HX, sei tu? HX? Ellen. Brutta. Ellen? Ma Steve, ma chi è questa Ellen? Mayday, mayday. Pensa veloce. Ah, sì. Qui risponde la segreteria telefonica di Steve Ballantyne. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Beep. Sono Jenny. Steve? Sei soltanto un brutto stronzo! Ecco che cosa sei! No, ma aspetta! Non sai quanto per i diritti di autore! Mi avevi giurato che non avrei pagato niente! Aspetta, posso spiegarti? Su serio, no, ma perché Ellen mi ha rubato... Con me hai chiuso, Steve!
Caro Steve, ciao. Ho chiesto un aiuto a un amico che lavora all'ufficio immatricolazione veicoli elettrici, mi ha mandato un fax. E ha trovato solo l'indirizzo, che è Viale Mani Unte numero 12, e non c'è altro. Ciao, buonanotte. Gatta, ho capito dove è nascosto il mio documento. Mi è cotto come un salmone alla griglia, ma hai sbagliato la marinatura, cara mia. Dentro questa scatola che tiene i tuoi segreti. Me lo dicesti la prima volta che facemmo l'amore, nel lontano 1990, e... ma che anno era? Pensavo fosse solo una leggenda, invece ce l'aveva lei. In ogni leggenda c'è sempre un seme di verità. Quante volte ho contato questi fili d'erba, aspettandolo. Ora puoi contare i messaggi. Ora puoi dimenticarlo. Il mondo è pieno di prati, Ellen. Quanto vorrei contare anch'io i fili d'erba e aspettare un amore. Sei sempre stata bellissima, mia dolce Betty. Bugiardo. Sapevo che saresti arrivato qui. Chi è HX? Ellen Xavier. È una mia cara amica. Abita anche lei nel palazzo. Quindi tu gli hai raccontato di me, di noi. E sei impietosita, ho voluto aiutarti. Per farti tornare da me. Tu lo sai che lei voleva lasciarmi suo cadenazzo. Voleva vederti soffrire, lentamente. Ma sapevo che non ti saresti dato per vinto. Sei una calcolatrice, Betty. Ho contato tanto negli ultimi anni. 7 per 8? 42. Stai dando i numeri. Cazzo. Tu pensavi che mandarmi su a Riazzino, davanti a un oleandro, mi facesse tornare l'amore per te? Sì. Il vecchio Steve, quello che mi amava, quello senza impermeabile. Ragazzino, un tempo pioveva, però mi porta fortuna. Sì, la crisi letteraria finì. Che stupida che sono. Io che con un altro viaggio a Ragazzino speravo che cambiassi. E invece, continui a indossare questo impermeabile anche sul tuo cuore. Metti un ultimo bacio. Sì, lo voglio ancora. Perché io... Betty, chiudi gli occhi. Ok?
Chiudi gli occhi un momento, veloce Betty. Cara Betty. Steve! Sei uno stronzo! Che vietato qua. Ti sei ricordato il mio nome? Sono contenta che mi hai richiamato. Anch'io. Sai, ho deciso come iniziare il mio libro per bambini. Tanto tempo fa. Chi è? È il mio avvocato. Guarda là, sono alla Troccolo. Non sono mai stato bravo a deviare i discorsi. Perdonami, mia dolce Betty, ma basta vivere come salmone. Non si torna indietro, si può solo andare avanti. E ho deciso, sì, la mia gatta la chiamerò Gatta. E spero di ricordarmelo. E poi com'è che finivano i film? Quelli belli, quelli americani. Ah sì, con la scritta The End. Tira. E pensare che io volevo portarti con me fino all'Alpe Piora. L'Alpe Piora? Ma sono così arrabbiata che potrei sputarti addosso. Chi se ne frega, tanto c'ho l'impermeabile. In faccia. Che schifo. Ma cosa fate ancora qua? Perché? Ma le riprese di Lish on the Rocks sono finite. Ma dai! Ma veramente, quindi posso togliere l'impermeabile? No, tu no. Perché? Perché c'è la seconda stagione. Ma come? Ma quando? Cioè, io ho sete. Io ho fame. Andiamo a mangiare qualcosa.